Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora nella mia rubrica personale da giocatore a giocatore perché oggi vi voglio parlare di Octopath Traveler 2. Octopath Traveler 2, così come il suo predecessore, per chi non lo conoscesse, è un gioco di ruolo, un classico RPG a turni, oserei dire, con grafica pixel in HD 2D. HD2D che, devo essere onesto, stile che in quest'ultimo periodo mi ha veramente rapito il cuore in maniera incredibile, perché ho giocato anche altri titoli con grafica simile proprio perché lo stile grafico mi ha letteralmente conquistato. Per tutti i giocatori che ovviamente conoscono i vecchi giochi di ruolo e soprattutto hanno vissuto parte anche di quelli che sono stati grandi classici in pixel, come ad esempio i Final Fantasy sulla versione SNES, ad esempio, sicuramente apprezzeranno un titolo simile, che non solo rievoca il passato grazie appunto a quella struttura in pixel, ma che la rendono moderna con l'HD2D, quindi mettendo comunque anche degli elementi grafici piuttosto importanti come l'effetto delle fiamme, lo scorrere dell'acqua, anche tutta la renderizzazione della mappa che sembra essere in 2D, ma che comunque permette di muoversi su tutti e quattro i punti cardinali e muoversi comunque il personaggio, farlo muovere anche nelle otto direzioni. Quindi abbiamo comunque questo pseudo rimando al vecchio che però viene abbellito e sicuramente reso meglio con il moderno. Octopath Traveler 2 secondo me non ha bisogno neanche di tante presentazioni, così come il primo capitolo tratta ovviamente otto storie di otto personaggi diversi, che ovviamente non c'entra nulla con il primo capitolo, quindi il secondo può essere giocato anche separatamente, quindi non è necessario giocare il primo per giocare il secondo, anche se ovviamente giocare il primo permette comunque di arrivare già preparati con alcune meccaniche e con alcuni diciamo e con alcuni settaggi di gameplay che consentono di giocare al secondo capitolo in modo un po' più leggero e un po' più semplificato. Essendo comunque un secondo capitolo, ci sono delle innovazioni, ci sono dei miglioramenti che hanno sicuramente suscitato il mio interesse in quanto giocatore. Partendo innanzitutto dal cambio giorno-notte, il cambio giorno-notte che permette ai nostri personaggi non solo di acquisire dei buff o infliggere dei debuff ai nostri avversari in combattimento in maniera automatica, permette ai nostri personaggi stessi di sfruttare le loro abilità interattive, chiamiamole così. Sono per l'appunto delle abilità che possono essere utilizzate all'interno del gioco, ma che servono solo ed esclusivamente come interazione per quanto riguarda gli NPC presenti ovviamente nei vari villaggi o presenti per strada. Perché, come nel primo Octopath, ovviamente i nostri personaggi potranno interagire in maniera diversa con le persone all'interno del gioco. La ladra avrà la possibilità di rubare, il commerciante avrà la possibilità di poter acquistare alcuni oggetti, lo speziale avrà modo comunque di poter ottenere informazioni riguardo ad alcuni personaggi, ma tutto ciò è stato modificato con il ciclo giorno-notte. Infatti, se di giorno i nostri personaggi avranno la possibilità di poter sfruttare un'abilità di interazione, la notte avranno a disposizione una seconda abilità di interazione. E questa cosa apre la strada, ovviamente, a quella che è diciamo la variabilità o comunque anche la variazione in generale dei membri del party, proprio perché alcuni personaggi saranno più efficaci di giorno, altri personaggi saranno più efficaci di notte e quindi si avrà la possibilità di sfruttare più o meno tutti i personaggi in base ovviamente anche a ciò che dobbiamo fare all'interno di quella interazione. L'esempio che vi posso fare più semplice è la nostra ladra Throné, che avrà la possibilità di rubare gli oggetti ai malcapitati durante il giorno e poterli stendere di notte per aprire strade segrete o comunque liberare passaggi che celano tesori o altre ricompense in generale.
c'è anche la possibilità comunque di, come dicevo in precedenza, sfruttare giorno e notte anche durante le battaglie, proprio perché alcuni personaggi avranno la possibilità di potersi buffare o debuffare i nemici durante il ciclo giorno-notte. Sempre per fare un altro esempio, la nostra Throne avrà la possibilità di buffare il party durante la notte e durante il giorno invece non proporre lo stesso tipo di buff, così come anche i nemici. Cambiano i nemici all'interno della mappa tra il giorno e la notte, permettendo comunque di affrontare nemici più forti durante la notte e nemici un po' più deboli durante il giorno. Quindi diciamo che le innovazioni che sono state importate, anzi che sono state implementate in questo caso nel secondo capitolo, rendono questo secondo capitolo molto più appetibile e molto più molto più giocabile e customizzabile dal punto di vista gameplay. Senza considerare il fatto che è stata aggiunta un'altra cosa che sicuramente farà impazzire i giocatori come me, che tendono ad esplorare, che tendono comunque ad avere il passo forse un po' più lungo della gamba, ovvero l'introduzione delle rotte navali. Quindi sarà possibile, così come anche nel vecchio Octopath Traveler, spostarsi da un continente all'altro, ma questa volta sarà addirittura possibile comprarsi la propria imbarcazione per andare dove si vuole. Ed è proprio questo che rende anche Octopath Traveler 2 un gradino sopra ovviamente al suo predecessore. Avere la possibilità di esplorare il mare aperto, trovare nuove città, trovare nuovi porti, nuove postazioni per avere la possibilità di esplorare, per me è ovviamente una cosa che mi ha riempito il cuore di gioia, mi ha letteralmente riempito il cuore di gioia. Per quanto riguarda il gameplay o comunque il combattimento, non abbiamo cambiamenti radicali. Abbiamo sempre al solito un combattimento a turni che si struttura con attacchi che possono essere più o meno potenziati tramite i PP, i personaggi che ovviamente riescono ad infliggere un break o un dominio, così come viene chiamato in questo caso all'interno del gioco, ai nostri avversari, riuscendo a colpire i punti deboli. Punti deboli che sono visibili al di sotto della barra degli HP o comunque al di sotto del personaggio o avversario in questo caso stesso, che possiamo scoprire colpendo l'avversario con l'arma o l'elemento richiesto, o scoprire tramite abilità esterne che ci consentono di ottenere un vantaggio scoprendo prima i punti deboli dei nostri avversari. Quindi il combattimento rimane molto fedele al primo, cosa che io ho apprezzato in diverse occasioni, classi che comunque rispecchiano in parte quello che è il primo capitolo, tranne un paio di classi segrete che sono state aggiunte in questo secondo capitolo e che permetteranno ai vostri personaggi di poter apprendere e poter strutturare attacchi e abilità passive anche in base a delle side quest che completerete all'interno del gioco. Quindi diciamo che, a differenza del primo capitolo, i sub job, chiamiamoli così, quindi le classi secondarie che si possono ottenere in modo speciale all'interno del gioco, dovranno essere tra virgolette farmate, anche se farmate non è esattamente il titolo corretto, ma dovranno essere sviluppate per lo appunto tramite oggetti e tramite creazioni che si ottengono tramite esplorazione o tramite il completamento di altre side quest. Quindi penso che ciò renda il titolo estremamente accattivante, soprattutto per quelli, ripeto, proprio per i giocatori come me, che tendono ad esplorare, che tendono a completare dungeon, che tendono comunque anche a tentare alcune follie, come l'esplorazione di dungeon a livelli più alti o affrontare nemici magari con qualche livello in meno, giusto per tentare di accaparrarsi quella ricompensa o quel determinato baule, eccetera eccetera. Anche se devo ammettere, il gioco in questo caso, a differenza del primo, è stato forse un po' più crudele. Perché? Perché nei dungeon o comunque nelle zone di livello più alto ha reso la possibilità di fuga molto molto più difficile.
impedendo quasi totalmente al giocatore di esplorare queste zone avanzate. Cosa che da un lato ho apprezzato e dall'altro lato un pochettino mi ha fatto innervosire, proprio perché hanno reso, non dico la fuga impossibile, ma l'hanno resa veramente, veramente difficile. È praticamente un turno all'otto riuscire a scappare in, diciamo, in dungeon o comunque in zone che presentano comunque livelli più alti del tuo. Certo, la differenza deve comunque essere evidente. Io, per esempio, affrontavo dungeon o comunque percorrevo strade di livello 45 con personaggi di livello 15, quindi è normale che io ricevessi comunque le sberle, cosa che ovviamente si è andata un po' ad attenuare ora che comunque ho portato i personaggi già a livello 30, a livello 40. Giustamente, diciamo, la fuga è resa in maniera un po' più diciamo un po' più corretta, mettiamola così tra virgolette. Per quanto riguarda il resto non ho nient'altro da dire. Comparto sonoro, comparto grafico, tutto estremamente delizioso. Io gioco, ho giocato anzi la versione PC su Steam, però sicuramente anche su Switch e su PlayStation 5 questo gioco potrà dare il meglio di sé, quindi assolutamente consigliato il gioco, recuperatelo. Se non l'avete fatto, giocatevi anche il primo capitolo che è estremamente delizioso. E detto questo, veramente non ho nient'altro da dire. Octopath Traveler 2 è veramente, veramente una gemma per quanto riguarda questo tipo di gioco, gioco di ruolo o gioco di ruolo in pixel grafica in HD 2D. Quindi ve lo consiglio di tanto cuore, e se volete venire a vederlo, ovviamente noi lo giochiamo in live su Twitch, quindi io vi aspetto sia qui su YouTube o sul canale Twitch per un prossimo appuntamento. Grazie ancora e alla prossima. Bye bye!